Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo delle tortine facili, veloci, sempre, semplici, con mela e le mandorle. Ho il culo dietro bollente perché c'ho già il forno acceso, eh. Vi dico solo questo, mi si sta scaldando la vena varicosa. Vediamo gli ingredienti. Un uovo, 150 g di zucchero, 30 g di burro, 150 g di farina, un 25-30 g di latte, mezza bustina di lievito, una mela, le nostre mandorle, mezzo limone e dello zucchero a velo da spolverizzare sopra. Prima di tutto rompiamo l'uovo, mettiamo lo zucchero e lo montiamo finché diventa bello chiaro e spumoso. Così, bello chiaro e spumoso. Aggiungiamo il latte, il burro fuso in un pentolino. Del burro fuso lo mettiamo dentro, ne lasciamo un goccino per far tostare le mandorle. Quindi lo mettiamo e lasciamo la pentola appena appena unta. Buttiamo dentro le mandorle. E le facciamo tostare sul fuoco con un goccino di zucchero. Aggiungiamo la farina un po' alla volta. E poi con il cucchiaio mescoliamo bene. Aggiungiamo la mezza bustina di lievito. Mescoliamo. Grattugiamo il mezzo limone. Sbucciamo la mela e la facciamo a cubetti, la tagliamo a metà. In metà ancora, togliamo il torsolo. E la facciamo a cubetti piccolini. Mettiamo su un po' di limone. E li rovesciamo dentro. Poi mettiamo le mandorle tostate con quel pochino di burro avanzato e un pochino di zucchero, belle tostate così. Le rovesciamo. Che profumo di mandorla tostata. Tipo così. Le mettete su, così. Lasciate un po' di distanza una dall'altra. Delle cose così, delle merdine così senza forma, eh. E le mettiamo nel forno a 180 gradi per un 25 minuti. Vedete voi quando sono belle dorate, che semmai fate la prova a stecchino. Ma guardate che meraviglia! Adesso gli mettiamo su un po' di zucchero a velo.
Ragazzi, è buonissima. Ho preso il pezzo che c'è dentro la mela. Provo il pezzo dove c'è la mandorla tostata. Veramente, fatele perché sono facili, veloci, ma buonissime. Non sono belle da vedere perché sono, non hanno forma, ma sono la fine del mondo. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io ve le metto nella story. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore!